È tempo di foto, di scatti fotografici per la mascotte Novario in un giorno che per il Nova Felte non risulta essere positivo. Lo è come per il Sant'Ermite, che gioca forse la miglior partita del campionato, Bellaria permettendo, ottenendo la classica vittoria all'inglese, ma dimostrandosi squadra più fisica rispetto a Nova Felte, alle prese con numerose assenze. Per Muratori giornata l'asciutto, ma porta a casa probabilmente il legno della porta difesa da Gentili. Ma andiamo con ordine, con le immagini a cuore di Elisa Drudi ci spostiamo sul rettangolo verde, dove la prima conclusione arriva con questo tiro di Contadini respinto in corner dalla difesa di casa. Locali che si fanno vedere con questo cross di Sebastiano a cercare la testa di Baldinini, pallone a lato. Zavattini, che da queste parti ha giocato, assapora nuovamente l'erba del comunale, ma sarebbe troppo chiedere un gol a un giocatore che dai tempi della Fiericcione risulta un corpo estraneo. Dalla bandierina, ospiti ancora avanti, velo di Cupi, inganna Crociani che rischia il quasi autogol. Muratori dalla parte opposta ha il pallone sul piede caldo, ma il terreno di gioco non aiuta l'attaccante, tradito da una zolla. Nella ripresa il Sant'Ermite passa, Belloni stoppa la sfera, poi segue una discesa perfetta che lo porta ad incuneassi nella di rigore e a trafiggere Semprini. Gol da Cineteca che merita gli applausi del pubblico e i replay. Lo stesso numero 10 sfiora il bersaglio a pochi metri dalla porta pochi minuti più tardi. La pressione ospite continua, Contadini apre per Zavattini che conferma quanto detto precedentemente. Sant'Ermite che vuole chiudere il match, Belloni da calcio piazzato chiama la parata distinto e sulla linea di porta il portiere Semprini, ex di turno, mentre dall'altra parte il tiro a giro di Gori meriterebbe miglior sorte, come del resto la punizione di Muratori, palo pieno e nuca di Gentili ad azzare la sfera sopra la traversa. Spazi che diventano enormi, in contropiede Molari spara addosso a Semprini, ma il raddoppio arriva poco dopo. Bettini scambia con Contadini e una volta entrato dentro l'area di rigore scarica il pallone del 2-0 in fondo alle spalle di Semprini. Intanto Genghini si fa espellere per doppio giallo, lasciando i suoi in 10 uomini, ma la gara termina qui. Il Sant'Ermite continua ad essere bestia nera di Nova Felte, 5 incontri negli ultimi 3 anni, si annotano 2 vittorie e 3 pareggi per i paperini di Martino, che questa sera non vedrà da vicino la classifica che desiderava vedere, ma almeno può continuare a sperare di risalire la china partendo proprio da questo match. Per il Nova Felte ha una sconfitta che serve per crescere, non dimenticando quanto di buono ha fatto fino ad ora. Il secondo KO stagione non spaventa di certo gli uomini di Fabri.